Siamo nel comune di Bacoli, nella bellissima struttura del Vision, un'associazione senza finità di lucro che ospita dei bambini che vengono dal eh, Sarau, una, una zona dell'Africa occidentale, che poverini questi ragazzi, pure loro hanno subito un po' la, eh, questo migrare che viene dall'Algeria e, e sono stati ospiti e sono ospiti. Per due mesi, se non sbaglio in questa struttura No, no in questa struttura sono ospiti della nostra associazione che si chiama Bambini senza confini Onlus e noi li portiamo in giro sia a Napoli che a Bacoli e oggi gentilmente questa struttura ci ha ospitato per fargli passare questa bellissima giornata La professoressa Anna Maria Travaglino, Travaglino è un referente di questa associazione Sì, faccio parte dell'associazione da qualche anno Ci vuole un po' anno. spiegare queste finalità di questa associazione Sì, l'associazione è una Onlus e si occupa essenzialmente appunto di divulgare la problematica della causa Sarawi perché loro sono un popolo che appunto è stato cacciato dalla propria terra e quindi vivono profughi in Algeria, sono ospiti praticamente in Algeria. Noi ospitiamo i bambini essenzialmente perché in questo periodo ci sono circa 50 gradi nel posto dove vivono, gli offriamo tutte le cure sanitarie e poi essenzialmente per offrire anche un momento di vacanza, di svago per questi bambini e soprattutto anche appunto per divulgare la problematica del, del loro popolo che aspetta da circa 35 anni l'autodeterminazione, cioè appunto un referendum per il riconoscimento dei propri diritti. Lei diceva che era un insegnante d'inglese, quindi sì. mette a disposizione la sua competenza. Questi ragazzi che lingua parlano? Loro parlano la loro lingua che è l'Assania e poi parlano lo spagnolo, e imparano anche l'italiano e a volte anche il napoletano. Professoressa, eh, la, la cosa importante è che questi ragazzi, oltre a questo bel posto che dove mangiano, eh, poi eh, li curate anche nel, nell'aspetto del pernottamento? Certo, loro sono ospiti in questo momento a Bacoli, presso una scuola, perché noi li ospitiamo nelle scuole essenzialmente, dove mm, allestiamo le scuole con letti, frigoriferi, lavatrici, abbiamo tutto, è un vero e proprio campo scuola. In questo momento sono a bella vista a Bacoli. Eh, I vertici di questa associazione benemerita ci sono, ci cioè, può dire qualche nome? Sì, il Oltre presidente è il Walter Fonarx, poi c'è Carmen Ferrara che è l'altra nostra associata, ci sono io e per il momento siamo tre a lavorare. Beh, fissi. E poi ci sono tutta un'altra serie di associati sono più di 100. Ma un po qualche qualcosa di questi ragazzi? Li vogliamo far parlare a qualcuno di noi? Sì, ce ne sono Credo alcuni che ritornano. Lui è l'accompagnatore, che è un amico essenzialmente, perché viene ormai da 4 anni e parla anche un po' di italiano E poi ce ne sono anche alcuni che parlano italiano perché sono 3-4 anni che tornano. Vieni, Può venire un po' da noi. Maomet, grazie. grazie. Allora, Maomet, ci vuoi spiegare, questi ragazzi hanno famiglia? Sono diciamo. Hanno alle spalle una famiglia nel loro posto di origine? Sì, sì, tutti hanno famiglie, famiglia, c'è genitori, stanno là in questo, il, diciamo, il posto del rifugio, de, penso che più di 38 anni, e stanno studiando, vanno a scuola, tutti fanno... Hanno prospettive un... di poter rimanere in Italia? Mm, non capisco. Uh, possono rimanere in Italia uh, ah, per sì, avere sì, uno, un asilo, sì. una residenza? Comodo, no? sì, sì, uno c'è una diciamo, portinata di studio, c'è una eh, problematica... Come avvocato, già cioè, loro possono rimanere perché essendo bambini quindi hanno sì. l'obbligo di farli studiare. O fare... Sì, comodo, eh, no? sì. Sì, certo, sì. Va bene, grazie Mauro. Siamo alla presenza del presidente dell'associazione Bambini senza Confini Unus, il dottore Monarches. Dottore Monarches, lei è presidente di questa benemerita associazione, siete ospitati in questa splendida eh, zona che è, Monte, eh, che è Bacoli. Un, un po' eh, far presente gli scopi di questa associazione? Sì, noi ci siamo costituiti dieci anni fa e da dieci anni facciamo ospitalità per i bambini che provengono da questa... Da questo disastro, perché storicamente è un disastro, sono profughi. Scappano da una guerra, vivono in tenda e nel deserto. In questi giorni, qua andiamo a 45-50 gradi. Qui stanno bene, invece, perché c'è il mare. Questa struttura è una cosa bellissima. Noi chiudiamo oggi con oggi la permanenza a Bacoli e ci ha fatto molto piacere chiuderla qua, perché veramente è una cosa splendida sia la struttura sia l'accoglienza che abbiamo avuto. Di cui ringraziamo tutti gli amici senza fare nomi che ci hanno condotto qui. E ringraziamo chiaramente tutti i ragazzi che ho alle mie spalle che hanno condotto. Poi sentiremo le loro voci, A Presidente, eh, ma tutto fuori. questo che noi vediamo ha un costo. Questa struttura voi l'avete pagata per stare Assolutamente, qua? Assolutamente, siamo ospiti Quindi gratuiti e ringraziamo, ringraziamo tutti i vari personaggi si che avete visto. Si nome di qualcuno? <ride> il Ce n'è uno alle mie spalle. Sono nascosto. Eh? nascosto. Mario Esposito, amico della nostra associazione da tanto tempo. Lui ha una vecchia esperienza con i bambini Sarawi, personale... E quando venne a conoscenza che noi venivamo qui a Bacoli, si è sempre fatto in quattro affinché noi passassimo giornate come queste. Nessun soldo è stato speso da parte dello Stato e degli enti locali. Assolutamente nessun soldo è mai speso per la nostra associazione. Noi siamo autofinanziati totalmente. Ci teniamo a dirlo e a mantenerlo. Perché lo Stato se deve Quindi spendere... Nel comune, nelle province, nelle ex province, nel regione, comune nel Comune di Macoli dobbiamo dire grazie perché ci ha dato una scuola, incomodato, che è la cosa e essenziale costa, per ospitare 17 bene. bambini. E di questo diamo, diciamo grazie, però più di questo non vogliamo. Ma voi avete fatto qualche richiesta? No, no non le facciamo. Abbiamo chiesto, abbiamo chiesto sempre aiuto, nel senso il comune ci ha dato disponibilità per la prima settimana di un pullman con autista per portarci al mare perché noi avevamo delle deficienze nostre organizzative. Uh, gli abbiamo chiesto di avere uh, una disponibilità per il parcheggio del nostro pullman, l'abbiamo avuta. No, quando chiediamo... Il comune cose, è stato presente. Il comune è presente ed è anche fattivamente presente. E le altre strutture, quelle nazionali e regionali, che spendono... Eh, milioni di euro per Preferiamo eh, non eh, averci a che fare, non per questioni politiche, perché noi siamo apolitici per statuto. Vabbè, quindi ma... no, 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 no. Chiedere soldi pubblici e fare politica a chiunque li si chiede, E quindi è allora una e quindi è una convinzione eh, poi ci si va a vedere però se uno fa un progetto e, e questo progetto viene approvato e quei soldi vengono spesi e non rubati, cose che hanno fatto negli ultimi tempi, dovremmo avere contezza che quel progetto e quel denaro speso per quel progetto venga utilizzato per quello. E quindi la gestione di questa cosa dovrebbe essere privatistica. In questo caso io sono d'accordo a fare una cosa del genere, ma se deve passare per mani altrui no, la gestione... Posso... non e altre iniziative ci avete voi come associazione? Noi abbiamo l'iniziativa di seguire loro nel loro percorso scolastico, abbiamo una convenzione con la scuola dove la maggioranza di loro studiano, la scuola statale una qui? scuola Sarawi nei, nel, 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 nel deserto sta. E se vuoi dare una mano e per facciamo, le scuole statale, la scuola statale posso dare. E qui? facciamo naturalmente opera di ingrandimento, nel senso che gli forniamo materiali audiovisivi, fotocopiatrici e cose di vario genere per farli studiare meglio, eh, più a piccole, in piccoli interventi personali nei casi più gravi di malattia, perché i bambini vanno seguiti anche quando stanno a casa. Allora io vorrei sentire un po' le voci di qualcuno di questa struttura che vi ospita. Il, certo. il proprietario non c'è? O oh, ci sta una portavoce ufficiale? C'è una portavoce? Le, ah, ci sta là. Sì. Se viene qua... No. Allora il proprietario ha dato l'incarico alla signorina... Giuliana. Vuol dire il suo cognome in modo da poter... Giuliana Casugno. Non il numero di telefono. No, 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 questo no. <ride> allora, io sono Giuliana Catogno, il Vision ringrazia eh, l'Ollus Associazione Bambini Senza Confini per la loro meritevole opera che dà la possibilità a noi del Vision, col, eh, operatori nel settore eh, turistico balneare, di poter collaborare in, in, sempre in iniziative eh, così importanti e sentite. Ringraziamo il Presidente e l'Associazione per eh, la possibilità dataci. Grazie. E gli altri altri ospiti che non sono di questo paese, eh, come hanno visto questa presenza? Eh, sono stati molto contenti, anzi ci hanno regalato loro un sorriso a noi, che ogni giorno comunque prestiamo il nostro lavoro e loro comunque ci hanno portato tanta allegria e tanta gioia. La ringrazio. Grazie. Volevo chiedere una cosa, eh, di domandare a questi bambini se sono contenti di stare qui. anche Ok, grazie. Devo.